Secondo look di Halloween. Se io fossi in Squid Game. Applico il fondotinta, voglio una pelle perfetta e mi ispirerò per il trucco a quello di Jang Ho. Oddio, non so se lo sto pronunciando bene. In realtà potresti anche non mettere né correttore né fondotinta, perché tanto poi andremo a fare le occhiaie. Però io le faccio lo stesso perché loro hanno la pelle perfetta, la mia non lo è, per cui cerco di sistemarla al meglio col fondo. Importante qua il contouring, utilizzerò Amber di Fenty Beauty, perché dobbiamo far sembrare il nostro viso estremamente scavato. E vediamo un po'. Io lo faccio anche sulle labbra, da dare l'apparenza di bocca più piena. Si sfuma, sempre con Amber, vado a fare le occhiaie, faccio un po' di baking nelle parti in cui voglio essere più illuminata. Con un marrone freddo insisto sulle occhiaie, su questa zona qui, con un highlighter. Andiamo in queste zone, poco poco di bronzer. Ho fatto le fluffy brows e non lo so come mi sento a riguardo. Faccio le lentiggini con una terra e il fondo del pennello. Con un blush pesca vado qui e sul naso. Per le labbra contorno con la matita labbra di MAC Soar e questa tinta labbra di NYX Cosmetics Cannes. Vedete, sono già super piene, Cannes soltanto all'interno. L'interno leggermente più violaceo con l'ombretto viola. Non ho un completo come loro, ma yes, ci siamo. Che dite?